1. Ok, siamo live, aspettiamo che arrivino i primi iscritti. Ciao Luisa, ciao Francesca, si stanno ora loggando i primi colleghi che parteciperanno al webinar. Aspettiamo ancora un attimo, poi vi presento e poi vi lascio la parola. Visto che avete 6.700 slide da far vedere, finiremo qua 3 giorni. No, scherzo, vi taglio io. Allora. Penso io. Allora, Luisa e Francesca, vi presento un attimo velocemente. Luisa Muscatello e Francesca Del Baldo sono due colleghe che collaborano con me Lab come esperti in patologia e medicina interna. Entrambe lavorano all'Università di Bologna. Luisa è. Ma alza la manina, Luisa, così ti riconoscono. Due magari vi scambiano, no? Se non vi conoscono direttamente. Luisa è una patologa, è diplomata al College Europeo di Patologie e dei Patologi, mentre invece Francesca Del Baldo, ecco adesso vedo comparire i nomi, perfetto, è una diplomata al College di Medicina Interna, College Europeo di Medicina Interna, e entrambe si occupano, hanno un interesse particolare nell'ambito della loro pratica proprio sulle patologie epatiche. E quindi stasera ci parleranno proprio dell'approccio alle patopatie, in particolar modo per quel che concerne le epatiti croniche, del cane, soprattutto credo, giusto Luisa, da un punto di vista del clinico e dal punto di vista del patologo, perché sappiamo che in queste patologie qui è fondamentale avere un'interazione abbastanza stretta tra, il lavoro dell'internista e il lavoro invece del patologo, perché lo vedrete poi. Quindi io vi lascio la parola, dico ai colleghi che si stanno loggando che se vogliono intervenire online possono scrivere delle domande, se sono pertinenti ovviamente all'argomento ve le leggo subito, ve le mostro online e ve le leggo così potete anche rispondere subito, o altrimenti alla fine, quando finiamo la presentazione, possono farvi domande. Verso mezzanotte e mezza, alle 2 di notte, quando avrete finito. No? Io sarò già andato a dormire a quel punto, però. Metterai un fortunato al tuo posto. Va bene, vi lascio, mi eclisso, vi lascio lavorare. A dopo. Ok, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ok. Allora, buonasera a tutti, parto io. Allora, mi sentite intanto? Spero di sì. L'epatite cronica è un termine, diciamo, generico che viene utilizzato in maniera non specifica per indicare un'infiammazione del fegato associata ad un aumento persistente degli enzimi epatici. In questa diagnosi, l'istopatologia è essenziale nel flusso diagnostico. Nel tempo i patologi hanno, insieme ai clinici, hanno lavorato molto sulla classificazione istologica al fine di standardizzarla per creare dei gruppi diagnostici che siano utili ai fini di una corretta gestione terapeutica. Quindi lo scopo ultimo è collaborare a stretto contatto con il clinico facendo un lavoro di squadra per una ottimale gestione del paziente. Allora, andiamo a vedere subito quello che vogliamo vedere e quello che non vogliamo vedere in un referto istologico, in una diagnosi istologica di epatite. Il termine epatite cronico attivo, ad esempio, o un termine generico come epatite portale o periportale o una diagnosi descrittiva come epatite cronica linfoplasmocellulare e basta, possono essere dei termini, diciamo, o in disuso come epatite cronica attiva oppure che sono puramente descrittivi e danno delle informazioni, diciamo, insufficienti al clinico. Noi ci basiamo sulla classificazione ufficiale SAVA che andremo a vedere. Realmente questa classificazione è stata poi, diciamo, ripresa da questo bellissimo articolo che è un consenso ACVIM sulla diagnosi e il trattamento delle epatiti croniche. Andiamo a guardare un po' come vengono classificate le epatiti. Allora, essenzialmente l'epatite è classificata in primaria,
e secondaria. Andremo a vedere nello specifico cosa significa primaria e secondaria. Un'epatite primaria, innanzitutto, ha dei sottogruppi a cui appartengono l'epatite lobulare dissecante e l'epatite cronica propriamente detta, che può, come sappiamo bene, evolvere in cirrosi epatica. Andiamo a vedere un po' le definizioni dal punto di vista proprio del patologo, le definizioni della malattia. L'epatite cronica primaria è detta primaria perché il processo patologico è centrato e origina a livello epatico, quindi primario del fegato. Istologicamente abbiamo un'infiammazione cronica fatta da linfociti, plasmacellule o un'infiammazione anche granulomatosa, che origina nello spazio portale, quindi alla destra della linea rossa, diciamo, abbiamo nell'immagine istologica uno spazio portale infiltrato da cellule infiammatorie. Però queste cellule infiammatorie vanno ad infiltrare in parenchima epatico, quindi sfondano l'interfaccia tra spazio portale e parenchima e creano quella che è la cosiddetta epatite da interfaccia. L'epatite cronica primaria ha delle caratteristiche descrittive istologiche che sono importanti da individuare per andare a diagnosticarla. L'infiammazione, che come vedete può essere moderata, marcata, quindi espande gli spazi portali, li sfonda e va ad infiltrare il parenchima epatico, è associata a necrosi apoptosi. Di fatto l'epatite cronica è una malattia necroinfiammatoria. Necrosi degli epatociti, generalmente a singole cellule, o apoptosi degli epatociti. Associata a proliferazione duttulare, quindi aumento del profilo duttulare, e eventualmente alla presenza di noduli di rigenerazione. Abbiamo una perdita di funzionalità del fegato che rigenera e crea questi noduli che realmente sono poi poco funzionali. È associata alla fibrosi. La fibrosi è importante, dopo andremo a vedere come caratterizzarla. Qui possiamo vederla con dei ponti di fibrosi. Ok, la cirrosi. Invece, come sappiamo bene, ha anche a livello macroscopico un'alterazione macronodulare o micronodulare, e quindi questo a livello istologico si vede come un'alterazione dell'architettura dell'ovulo. Come vedete nell'immagine istologica abbiamo questi noduli di rigenerazione, okay, che spesso sono bianchi perché glicogenotici. È associata a fibrosi che circonda i noduli di rigenerazione. La fibrosi la possiamo evidenziare meglio con la colorazione istochimica Masson, che si colora in blu, e dopo l'andremo a vedere meglio. È associata ad infiammazione, ovviamente, tutte le caratteristiche dell'epatite cronica stessa, quindi necrosi, apoptosi, proliferazione duttulare. Poi abbiamo tra le epatiti primarie sempre l'epatite lobulare dissecante. L'epatite lobulare dissecante, allora, per capirla andiamo a guardare quello che è un fegato normale. È fatto da epatociti disposti in cordoni, come potete vedere qui, e fatti da una singola cellula epatocitaria, e sono poi bordati da sinusoidi. Quindi li vedete bene questi cordoni qua. Nella lobulare dissecante, detta lobulare perché abbiamo un'infiammazione lobulare, è accompagnata da una dissociazione, distruzione, dissecamento degli epatociti che vengono individualizzati. E questi epatociti sono poi separati, individualizzati, quindi con distruzione proprio dell'ovulo, da fibrosi, infiammazione, necrosi, apoptosi, proliferazione duttulare, eventualmente sono associati a noduli di rigenerazione. Per confermare questa diagnosi abbiamo bisogno della colorazione istochimica reticolina. Poi abbiamo la secondaria, l'altro grande gruppo di epatiti. L'epatite secondaria è detta anche reattiva non specifica, e questo è un po' il fulcro, diciamo, di questo webinar, la differenziazione tra un'epatite primaria e un'epatite secondaria. È detta secondaria perché non insorge primariamente nel fegato, ma il processo patologico primario è presente in altra sede, generalmente a livello addominale, ed è dovuta ad un veicolo di citochine infiammatorie dalla circolazione splanchnica. Di fatto le malattie primarie che inducono un'epatite secondaria sono ad esempio pancreatiti, gastroenteriti, parodontopatie e sepsi.
Istologicamente è importante differenziarle, proprio per, vedremo anche perché, Francesca vi dirà perché. Allora, istologicamente l'epatite reattiva è realmente caratterizzata da un'infiammazione lieve e moderata, che però, come vediamo nell'immagine istologica, è confinata all'area portale e non è associata a fibrosi e non è associata a necrosi e apoptosi epatocitaria, a differenza di quanto abbiamo visto finora nelle epatiti primarie. Francesca, dici un po' perché è importante differenziarle. Allora, da un punto di vista clinico, quindi per noi internisti, è fondamentale che il patologo ci riesca a differenziare queste due entità perché se ci troviamo di fronte ad una epatite secondaria o reattiva, quello che dobbiamo fare è attuare un protocollo diagnostico atto ad identificare e trattare le patologie primarie, che appunto non sono primariamente epatiche, ma di solito sono gastroenteropatie, pancreatiti, parodontopatie, quindi sono patologie che non coinvolgono primariamente il fegato e in questi casi non dobbiamo fare nulla di specifico per il trattamento del fegato, né una dieta epatica né tantomeno l'uso di epatoprotettori è consigliato. Mentre se ci troviamo di fronte ad un'epatite primaria, dobbiamo attuare una terapia specifica che dipenderà dall'eziologia che ha determinato questo tipo di processo. Andiamo a vedere quindi quali sono le eziologie associate ad un'epatite cronica primaria. In letteratura sono riportate tante cause, andiamo dalle cause infettive alle cause farmacologiche, alcune cause metaboliche, seppur rare, lo vedremo, l'accumulo di rame e l'epatite invece immunomediata. Nella maggior parte dei casi la diagnosi di epatite cronica rimane di natura idiopatica, cioè si presume essere un processo immunomediato, per cui però al momento della diagnosi non identifichiamo il trigger che l'ha scatenata. E per quanto riguarda le eziologie infettive, vediamo questo è uno schema che riassume quelle che sono le eziologie infettive in base al livello di evidenza. Al contrario di quello che accade in medicina umana, dove le infezioni virali la fanno un po' da padrone, sono le principali cause infettive di epatite, vediamo come nel cane invece le infezioni virali si pongano all'ultimo posto, quindi non sono tanto associate a queste forme di epatiti. Mentre vediamo che in alto a questa scala abbiamo la leishmaniosi, ad esempio nel cane, che è una causa può essere una causa di epatite cronica, e al secondo posto, tra le cause più comuni, abbiamo ad esempio la leptospirosi, che noi siamo probabilmente un po' più abituati a pensare alla leptospirosi come causa di epatite acuta. In realtà c'è uno studio recente che ha visto che i cani con leptospirosi possono sviluppare anche solo una forma di epatite cronica, senza avere il coinvolgimento classico renale che invece siamo abituati a vedere più comunemente. Tra le cause infettive vediamo che sono riportate anche istoplasmosi, che è una micosi, micobatteri, che tuttavia di solito danno anche un coinvolgimento linfonodale del sistema nervoso centrale, insomma altri coinvolgimenti d'organo, non solo il fegato, e altre cause associate a un'evidenza non così forte, come ad esempio i toxoplasma o neospora, Ehrlichia e Bartonella. Per quanto riguarda l'eziologia farmacologica, vediamo che alcuni farmaci, soprattutto gli antiepilettici, il più rappresentato direi che è senza dubbio il fenobarbitale, perché è uno dei più usati, sono associati a forte evidenza che possano indurre un'epatite cronica. E oltre agli antiepilettici, quindi fenobarbitale, primidone e fenitoina, abbiamo anche la lomustina, che è un farmaco usato molto dagli oncologi. Oltre a questi, abbiamo alcuni farmaci, come ad esempio il carprofen o l'amiodarone, ad esempio, e alcune tossine come le aflatossine e la cicasina, che di solito danno un danno acuto, tuttavia il danno acuto nel tempo può evolvere in un'epatite cronica. Di conseguenza, da un punto di vista anamnestico, quando approcciamo questi pazienti, è sempre bene chiedere se è riportata in anamnesi l'esposizione a questo tipo di sostanze. Infine, ricordiamo che anche se non è riportato ad oggi in medicina veterinaria nel cane, nell'uomo fino quasi al 20% delle forme di epatite cronica sono dovute all'uso di supplementi a base di erbe, fitoterapici, quindi questi prodotti che spesso magari tendiamo a somministrare anche con leggerezza perché tanto non fanno male. In realtà possono indurre anche queste forme di epatite. Quindi, anche qui, da un punto di vista anamnestico, è sempre bene chiedere con attenzione cosa il cane ha assunto nell'ultimo periodo, cosa sta assumendo.
L'accumulo di rame è sicuramente la causa principale di epatite tossica nel cane, quella un po' più riconosciuta e più descritta. In questa diapositiva vediamo rappresentato quello che è il metabolismo del rame in un animale sano. Quindi vediamo che il rame viene assunto tramite la dieta o l'acqua e viene assorbito a livello intestinale tramite un trasportatore, che è quello che sta indicando Luisa, TP7A. E tramite il circolo portale arriva a livello dell'epatocita, della cellula che vediamo rappresentata al centro. A livello dell'epatocita cosa succede? Che viene captato dalla cellula tramite questo trasportatore CTR1 e una volta che arriva nel citoplasma della cellula, siccome il rame sarebbe tossico se lasciato libero, viene subito legato a delle proteine, la metallotioneina in particolare e il glutatione. E poi viene veicolato nei vari organelli, mitocondri, apparato del Golgi, tramite delle specifiche molecole. Vediamo in particolare l'ATOX1, che la sottolineo perché vedremo che poi saranno queste le cose che sottolineo sono importanti al fine di capire la patogenesi dell'epatite d'accumulo di rame. Quindi, tramite l'ATOX1 viene veicolato nell'apparato del Golgi. Entra nell'apparato del Golgi, a questo livello viene prima legato alla ceruloplasmina, che è la proteina evidenziata in rosa fucsia, e tramite la ceruloplasmina viene trasportato poi in circolo. Il rame in eccesso cosa fa? Viene eliminato dall'apparato del Golgi tramite i trasportatori ATP7B e COMD1, viene raccolto negli isosomi e poi tramite gli isosomi viene riversato nei canali colibiliari e quindi eliminato tramite poi le feci a livello intestinale. Quindi, quando è che si verifica un'epatite di accumulo da rame? I meccanismi sono principalmente due, ovvero o c'è un eccesso di rame nella dieta, quindi un eccessivo intake, oppure l'escrezione epatica di rame è alterata per qualche motivo, cioè o c'è un difetto genetico nell'escrezione del rame, perché quei trasportatori che ho mostrato non sono funzionanti. Oppure c'è una colestasi, anche la colestasi di qualsiasi tipo ne, diciamo, ne, ne limita l'eliminazione, quindi fa sì che si accumuli poi a livello dell'epatocita. Per quanto riguarda il ruolo della dieta, questo è un fattore estremamente importante, e che spiega il motivo per cui negli ultimi anni le epatiti d'accumulo da rame sono aumentate in termini di prevalenza. Questo perché probabilmente negli ultimi anni sono state modificate le premiscele di integrazione che vengono usate proprio nei cibi commerciali. E queste miscele contengono un rame che è molto più biodisponibile e un quantitativo più alto. Infatti, le diete commerciali generiche, se vediamo nella tabella in basso, contengono un quantitativo di rame che è dalle 2 alle 4 volte il requisito minimo raccomandato dalle linee guida ufficiali che diciamo, regolamentano tutto la mangimistica e il pet food. Mentre vediamo come nelle diete epatiche il quantitativo di rame sia molto più ridotto. E a tal proposito, questo è uno studio che è stato pubblicato qualche anno fa, nel 2018, dove gli autori hanno preso retrospettivamente i campioni di biopsia epatica degli ultimi 30 anni, dagli anni 80 all'inizio degli anni 2000 fino al 2015, e hanno valutato qual era il quantitativo di rame, in particolare la proporzione di campioni bioptici del fegato che avevano un quantitativo di rame maggiore a 400, che è il limite soglia, cioè sopra 400 lo definiamo alto nel fegato, sia nelle razze predisposte, che sta per PB, che nelle razze non predisposte, che sta per NPB nella tabella, e nei Labrador Retriever, che è un'altra razza predisposta all'epatite in generale, ma anche a quella da rame. E vediamo come dagli anni 80 agli anni più moderni il quantitativo di rame effettivamente, cioè la percentuale di campioni del fegato che avevano un quantitativo maggiore a 400 è notevolmente aumentata, dal 38% nelle razze predisposte al 61%. Quindi questo è verosimilmente giustificato solo dal fatto che le diete contengono un quantitativo eccessivo. Inoltre, altre cause appunto sono le mutazioni genetiche che sono state riconosciute a carico di alcune razze, in particolare il trasportatore COMD1 è stata riconosciuta una mutazione genetica nel Bedlington Terrier e il trasportatore ATP7B che coopera con il COMD1 per eliminare il rame nei disosomi, che è stata riconosciuta come mutazione nel Doberman e nel Labrador.
E cosa determina di fatto l'accumulo di rame? Abbiamo detto prima che il rame è un elemento tossico per la cellula, quindi determina un danno ossidativo, a cui consegue poi una degenerazione dell'epatocita, apoptosi e necrosi, e poi la flogosi, appunto, e l'epatite cronica che ne consegue. Altre cause di epatite cronica nel cane sono appunto le patologie metaboliche, queste sono rare, però è bene saperlo perché comunque sono descritte. In particolare abbiamo la protoporfiria, che è una malattia genetica a carico di uno degli enzimi che intervengono nella sintesi dell'eme che poi verrà incorporato nell'emoglobina o nella mioglobina. In particolare è descritta la mutazione a carico di questo enzima FECH, che quindi non va a catalizzare l'ultimo passaggio che dalla protoporfirina 9 porta alla sintesi dell'eme, quindi questa protoporfirina 9 si accumula nell'epatocita determinando poi flogosi, è un aspetto istologico piuttosto caratteristico che il patologo dovrebbe essere in grado di riconoscere. E questa è descritta nel Clumber Spaniel, che è questo cagnetto riportato in figura, che personalmente non ho mai visto, e nel pastore tedesco. Mentre un'altra patologia metabolica associata all'epatite cronica è il deficit di alfa-1 antitripsina, che è descritto nel Cocker Spaniel. Anche questo è un deficit di fatto genetico, è un difetto genetico, cioè dove l'antitripsina non riesce ad essere prodotta e non riesce quindi ad essere liberata in circolo, per cui si accumula nell'epatocita e determina poi di fatto degenerazione, necrosi e tutta la flogosi che ne consegue. Infine, come eziologia abbiamo quella di tipo immunomediato, nella quale quello che si verifica è che in seguito a degli insulti di diverso tipo, o infiammatori o tossici, o infettivi, cioè o tossici, l'epatocita va incontro ad un processo di degenerazione con lisi cellulare, vengono rilasciati alcuni antigeni che poi vanno a scatenare una risposta infiammatoria di tipo immunomediato, soprattutto mediata dalle cellule T. E da un punto di vista, quindi sì, questo per quanto riguarda l'eziologia. Per quanto riguarda l'approccio diagnostico a questi pazienti, al contrario della medicina umana, in cui abbiamo delle linee guida ben precise per diagnosticare l'epatite cronica primaria, utilizzano i criteri riportati, insomma, comunque adesso non starei a dilungarmi troppo, perché purtroppo non possiamo adattare lo stesso modello. In medicina veterinaria non abbiamo delle linee guida così standardizzate, di fatto ci basiamo come sempre sulla clinica e sull'esame istopatologico del fegato, che è fondamentale, del gold standard per diagnosticare questo tipo di malattia. Per quanto riguarda il segnalamento della malattia, queste sono le razze che in letteratura sono riportate essere predisposte all'epatite cronica. Ci sono alcune, diciamo, particolarità che adesso vedremo. In particolare, l'epatite lobulare dissecante è maggiormente, diciamo, descritta nell'American Cocker Spaniel e nel Standard Poodle, nel barboncino standard. L'epatite immunomediata sembra essere più diciamo, frequente in razze quali Labrador, Doberman, lo Springer Spaniel e l'American Cocker Spaniel, mentre l'epatite d'accumulo di rame è più frequente in queste razze. Abbiamo visto appunto che il difetto genetico è riconosciuto nel Bedlington Terrier, nel Labrador e nel Doberman, ma anche il Dalmata, il West Highland White Terrier e lo Skye Terrier, che è quel piccolino che c'è sulla destra, sembrano essere delle razze in cui c'è una maggiore predisposizione all'epatite da rame, anche se ancora non sono stati identificati dei difetti genetici in questo tipo di razze. Per quanto riguarda l'età mediana di Ah, presentazione. Francesca, ci sono un paio di domande, se posso fartele? Vai, sì. Vabbè, a parte Carrani dice in maniera un po' polemica se la citologia è utile, ma quello lo Dopo lo vedremo dopo. vedremo. Inizia. Non è che lui fa il polemico, no. Franco invece l'ha posto, parlando dell'eziopatogenesi, parla di steatosi non alcolica, è primaria o secondaria? La steatosi non rientra proprio nella classificazione dell'epatiti, quello intende? Non so se Luisa. Posso intervenire? La steatosi non alcolica è la classificazione umana, non è la stessa. È completamente Perfetto. diversa perché appunto essendo Perché che. nell'uomo hanno parecchi, cioè è comune l'epatopatie conseguenti All'alcol, all'uso di l'uso di alcol. alcol. Sì, certo, sì, quelle Sì. sono. Nell'uomo quelle di rari e quelle da alcol sono le più comuni, tant'è che per fare la diagnosi di epatite cronica idiopatica autoimmune loro devono escludere queste eziologie prima di dire una autoimmune, insomma, idiopatica.
Invece Erika chiede come mai nelle forme secondarie di epatite cronica non si utilizzano epatoprotettori nonostante il danno epatico? Questa è una domanda che magari poi riprenderai dopo quando parli di terapia, immagino, Francesca. Ma in realtà non tanto, nel senso che, allora, il fatto è che gli epatoprotettori sono farmaci o comunque principi per cui ad oggi non c'è una forte evidenza che effettivamente funzioni, no? Li usiamo tutti perché sappiamo che non hanno grossi effetti collaterali, il costo è esiguo, quindi sono accessibili. Però il fatto di utilizzarli in una forma di epatite reattiva secondaria non ha gran senso perché il nostro trattamento deve essere mirato a risolvere l'epatite, cioè l'epatite, scusate, la patologia primaria che ha indotto quel tipo di fuoco. Quindi li possiamo anche dare, male non fanno, però è sempre il concetto di conoscere per sapere quali sono i trattamenti corretti da dare senza dare dei trattamenti sui quali non c'è grosso razionale poi dietro, no? Se ci pensiamo. Inoltre, dal punto di vista, diciamo, patologico, non c'è un vero e proprio danno epatico nell'epatite secondaria perché l'infiammazione rimane confinata agli spazi portali, quindi arrivare secondariamente, gli epatociti non vanno in necrosi, non sono danneggiati, non c'è fibrosi, quindi non c'è un vero e proprio danno epatico parenchimale. Ok, grazie. Andiamo avanti? Sì. Vai. Ok. E quindi allora, la presentazione clinica, stavamo parlando, l'età mediana di presentazione è 7 anni, quindi in generale sono cani adulti. Fanno eccezioni i cani con la forma lobulare dissecante, che sono più giovani, proprio perché abbiamo visto prima, lì c'è proprio una distorsione completa dell'architettura del lobulo, quindi i segni di insufficienza epatica e ipertensione portale a causa della gravissima fibrosi che c'è compaiono prima. E non c'è alcuna differenza in termini di età di presentazione tra le forme primarie idiopatiche, cioè di fatto immunomediate, e quelle da rame, quindi non ci può aiutare l'età da questo punto di vista. E sembra che alcuni soggetti, in particolare alcune razze, cioè i Doberman, gli Springer Spaniel, i Dalmata e l'American Cocker Spaniel, abbiano un'età di presentazione inferiore rispetto ai Labrador, all'English Cocker Spaniel e al Cairn Terrier, che invece si presentano ad un'età di solito più avanzata. In alcune razze è riconosciuta una predisposizione per il sesso femminile, che di fatto sono quelle più predisposte alle forme immunomediate che abbiamo visto prima. Come tutte le patologie immunomediate, il sesso femminile la fa da padrone, diciamo, mentre nei cocker è più frequente nel sesso maschile. Scusate. Mi è partita Alexa da sola, scusate, a casa. Allora, per quanto riguarda i segni clinici, allora, questi possono essere, di solito hanno un'insorgenza molto subdola e di fatto un'insorgenza quasi sempre cronica, difficile la presentazione acuta. Siccome il fegato è un organo che ha un'ampissima capacità di riserva, è un organo che può rigenerarsi. Di fatto molti, una buona percentuale dei soggetti al momento della diagnosi sono asintomatici, il 20%, cioè ci accorgiamo dell'epatite solo perché, lo vedremo, hanno un aumento degli enzimi epatici, ma non hanno alcun sintomo. Con l'avanzare della malattia possono comparire dei sintomi che all'inizio sono tuttavia vaghi, la depressione del sensorio, la disoressia, vomito, diarrea, perdita di peso, quindi comunque sintomi ascrivibili a tantissime altre diagnosi differenziali. Poi, man mano che lo stadio avanza, possiamo avere i segni della ipertensione portale, legati all'ipertensione portale e all'insufficienza epatica, quindi ascite, sanguinamenti gastroenterici, encefalopatia epatica, quindi con i segni neurologici e ittero, che nei primi stadi non è presente di solito. Questa è una tabella tratta dal consensus che vi ha mostrato prima Luisa, dove vediamo riassunti in termini di percentuale diciamo, la prevalenza dei segni clinici. Vediamo appunto che il calo dell'appetito e letargia e depressione sono quelli più rappresentati. Seguono ittero, ascite, poliuria, polidipsia in circa un terzo dei soggetti. Fanno eccezione per l'ascite i cani con la forma di epatite dissecante, che vediamo hanno una maggior percentuale, si presenta con l'ascite proprio per quello che ho detto prima. E in più vediamo appunto vomito, diarrea in circa il 20% dei casi, encefalopatia epatica e melena, che sono segni suggestivi di stadi più avanzati, ce li abbiamo una percentuale inferiore di soggetti, meno del 10%.
e vediamo appunto che un altro segno che può essere caratteristico è il dolore addominale, che quando associato a febbre ci deve far sospettare un'eziologia magari infettiva per l'epatite cronica, quindi magari la leishmaniosi piuttosto che altre forme infettive che abbiamo visto prima. E vediamo come raramente però queste forme di epatiti possono associarsi anche dei sanguinamenti spontanei, perché lo vedremo dopo, il fegato ha un ruolo fondamentale nella sintesi dei fattori della coagulazione. La diagnostica di laboratorio è ovviamente è importante, perché abbiamo visto che l'ALT, abbiamo già anticipato che l'ALT, cioè l'aumento degli enzimi epatici, deve essere il primo marker che ci deve far sospettare che il cane può avere un'epatite cronica anche se non ha sintomi nel momento in cui aumentano. In particolare l'ALT è l'enzima che aumenta prima, a questo segue l'aumento della fosfatasi alcalina, e quando entrambi sono aumentati di solito l'aumento dell'ALT è di entità maggiore rispetto all'aumento dell'ALP. E invece negli stadi avanzati, col fatto che il tessuto epatico viene distrutto dal tessuto e sostituito dal tessuto fibrotico, e l'ALT è un enzima prettamente epatocellulare, cosa succede? Che l'ALT diminuisce, mentre l'ALP e la gamma GT possono essere più alti rispetto all'ALT. E anche qui vediamo la stessa tabella tratta dal consensus, quindi questo racchiude la casistica, diciamo, pubblicata fino ad oggi di fatto, e ci fa vedere come ALT e ALP siano gli enzimi più frequentemente aumentati, AST e gamma GT in una percentuale lievemente inferiore di soggetti. Notiamo dalla tabella come invece i marker di funzionalità epatica, quindi la BUN, l'urea, l'albumina e il colesterolo, sono ridotti di fatto, perché questi ovviamente l'insufficienza epatica ne comporta una riduzione, perché ne comporta una ridotta sintesi, in circa il 40% dei soggetti, e quando sono ridotti indicano uno stadio della patologia già piuttosto avanzato, perché considerate che il fegato di solito non dà segni di cedimento fino a quando almeno il 70-80% del parenchima epatico non è distrutto. Quindi quando vediamo questi segni vuol dire che la malattia è già in stadio piuttosto avanzato. Scusa, c'è Annalisa che fa una domanda, Annalisa Liotta, che è online anche lei, che chiede, in alcuni articoli di imaging è stato descritto come mucocele associato a cani con leptospirosi. Sapete se c'è qualche dato sulla patogenesi, sulla formazione del mucociele in quei cani? No, personalmente no, non ho mai letto nulla sull'associazione lepto e mucociele, però non ho presente questi studi di imaging che dice che intende lei, ma non saprei quale possa essere la patogenesi. Ok, grazie. Ok, quindi proseguiamo con le slide, Lu. Okay. Agli altri esami di laboratorio cosa possiamo notare? L'esame emocromocitometrico, niente di troppo importante, nel senso che di solito possono avere anemia in un 30% dei casi, che è legata a un'anemia da malattia infiammatoria cronica o ai sanguinamenti gastroenterici, alle perdite, e se c'è microcitosi invece ci deve fare sospettare la presenza di shunt portosistemici acquisiti che si vengono a formare a causa dell'ipertensione portale. Ed è descritta anche una trombocitopenia in alcuni soggetti, perché il fegato è l'organo che produce la trombopoietina, che è quell'ormone che poi stimola la produzione midollare delle piastrine, e inoltre anche perché si può avere un sequestro o eventualmente anche un consumo se sono animali che hanno avuto dei sanguinamenti. Per quanto riguarda l'esame coagulativo, come dicevo prima, il fegato è un organo che ha un ruolo sia per produrre fattori anticoagulanti che procoagulanti. Quindi possiamo avere diverse alterazioni, in particolare in diversi studi si è visto che i pazienti affetti da questa forma di epatite possono avere una ridotta funzionalità piastrinica, quindi le piastrine non si aggregano come dovrebbero, questo è importante tenerlo conto quando andremo a fare le biopsie. Alcuni soggetti hanno un prolungamento dei tempi della coagulazione e un calo del fibrinogeno, perché il fibrinogeno viene prodotto dal fegato, quindi l'ipofibrinogenemia è abbastanza comune. Un calo dell'antitrombina nel 23% dei soggetti, e anche della proteina C, che è una proteina anticoagulante che siamo meno abituati a misurare di routine. E alla tromboelastografia si è visto che un quarto dei pazienti può essere iperfibrinolitico. Quindi tutto questo fa sì che di fatto sono animali che potrebbero essere predisposti al sanguinamento, che tuttavia quasi mai sono clinicamente rilevanti, ma lo dobbiamo tener conto nel momento in cui facciamo le biopsie.
L'esame dell'urina anche qui ci può mettere in evidenza un peso specifico inadeguato, perché alcuni soggetti hanno poliuria, polidipsia, la presenza di bilirubinuria, che tuttavia nel cane può essere anche fisiologica, ricordiamoci, e la glicosuria renale. Questo è un reperto importante perché ci deve far sospettare la epatite d'accumulo di rame. In particolare in questo report che è mostrato, la glicosuria renale è stata associata a un danno tubulare legata sempre all'accumulo di rame nei tubuli prossimali ed è stata descritta in dei Labrador che avevano l'epatite primaria da rame. Quindi può essere un reperto clinico-patologico che ci indirizza verso questa eziologia. Per quanto riguarda l'ecografia, ovviamente questo è sempre uno dei primi step, no, di diagnostica per immagini che proponiamo, perché è ampiamente disponibile ormai e abbastanza economica. Tuttavia l'ecografia ha una bassissima sensibilità per diagnosticare l'epatite cronica. Nella immagine vediamo due fegati di due cani con un'epatite primaria. Il cane sulla sinistra ha un fegato pressoché normale, quello sulla destra invece ha un fegato che è molto alterato, vediamo che ha tutti questi noduli ipoecogeni, profili irregolari e era semplicemente uno stadio più avanzato della malattia, quindi le alterazioni possono andare all'ecografia da silenti a una iperecogenicità diffusa, alla formazione di questi noduli ipoecogeni e margine profili irregolari fino alla riduzione anche delle dimensioni negli stadi molto avanzati. Oltre a questo, l'ecografia è molto importante perché ci permette anche di definire se ci sono dei segni di ipertensione portale che possono peggiorare la prognosi dei nostri pazienti, quindi è importante cercarli anche per questo motivo. E quali sono i segni di ipertensione? L'ascite, la presenza di shunt acquisiti, l'edema della parete della colecistie e del pancreas e la minore velocità di flusso della vena porta, che deve essere, cioè, un valore inferiore a 10 cm al secondo è suggestivo di un'ipertensione portale. Ovviamente sono tutte valutazioni che fanno gli ecografisti che poi devono riportare a noi clinici. La diagnosi di epatite cronica richiede per forza l'esame istologico del fegato. E aggiungerei anche che oltre a questo è necessario avere un patologo esperto di epatologia. Purtroppo questo è il famoso Kupfer o Kapfer, come vogliamo chiamarlo, quello che ha scoperto le cellule di Kupfer del fegato, che oggi non è più con noi, ma abbiamo dei patologi altrettanto validi che possiamo sfruttare, direi. E quando andiamo a eseguire, a proporre una biopsia epatica in questi pazienti, abbiamo visto o in animali asintomatici che tuttavia hanno un aumento persistente dell'ALT per più di 2 mesi, e soprattutto se abbiamo a che fare con quelle razze che abbiamo visto essere predisposte, e quando abbiamo escluso le altre possibili cause di epatite reattiva, e vale la pena proporre la biopsia epatica anche in quei pazienti che magari daremmo un pochino per spacciati perché hanno già dei segni di ipertensione gravissima, hanno già ascite, shunt acquisiti. In realtà è sempre bene proporla, perché se c'è un processo attivo in atto con la terapia noi possiamo in parte frenarlo e quindi rallentare la progressione della malattia. Scusa Francesca, Roberto Pedizzoli chiede se la misurazione delle proteine di fase acuta, in particolare CRP e aptoglobina, può essere utile nella diagnosi. No, non hanno gran significato purtroppo. Siccome spesso è una flogosi cronica, la proteina C può essere anche spenta o comunque solo lievemente mossa. Ok, grazie. Ok, allora, prima di procedere con la biopsia, siccome appunto abbiamo visto che in corso di epatite cronica si possono avere delle alterazioni della coagulazione importanti, il consenso del panel di esperti che ha scritto il consenso ACVIM ha definito questi parametri, diciamo, che vedete in tabella, come a maggior rischio di sanguinamento, cioè gli animali che hanno uno di queste alterazioni, PCV inferiore al 30%, trompiastrina inferiore a 50.000, aumento del PT a PTT o calo del fibrinogeno, sono a maggior rischio di sanguinare. Oltre a questo, loro aggiungono anche l'attività del von Willebrand, che tuttavia non si fa così di routine nella pratica clinica, e il test di sanguinamento mucosale, quello che se è superiore a 5 minuti ci indica che c'è una disfunzione piastrinica. Quindi se abbiamo uno di questi elementi, dobbiamo considerare il nostro paziente più a rischio e quindi che misure, diciamo, preventive prendiamo. Di fatto è meglio consigliare la biopsia laparoscopica in questi casi, perché quella è associata a un minor rischio di sanguinamento. Considerare eventuali terapie profilattiche con o la vitamina K o eventualmente degli emocomponenti, plasma o crioprecipitato.
assicurarsi di avere con noi degli emocomponenti per poter far fronte all'eventuale emergenza di sanguinamento, e in ogni caso questi pazienti è indicato tenerli ospedalizzati, chiederei a lui di andare avanti, nelle prime 24 ore dopo che abbiamo eseguito la biopsia, a prescindere dal rischio di sanguinamento, questa è sempre una buona norma. E per quanto riguarda le tecniche bioptiche, abbiamo queste tre metodiche disponibili: quella percutanea coguidata, quella laparoscopica o quella laparotomica. Allora, la percutanea coguidata è una, ovviamente è quella meno invasiva e meno costosa, tuttavia è una metodica che ci consente di ottenere dei campioni di piccole dimensioni che spesso non hanno una qualità adeguata per il patologo, e dobbiamo fare dei campionamenti multipli per poter avere quindi un campionamento poi adeguato e sufficiente per la diagnosi. Quella invece laparoscopica, che è quella preferibile, che io attuo regolarmente, che anche il consensus raccomanda, è un pochino più invasiva ovviamente di quella ecoguidata, ma i campioni sono di qualità nettamente superiore, e soprattutto se sanguina c'è la possibilità in parte anche di effettuare emostasi durante la procedura stessa, o comunque di convertire la procedura in chirurgia eventualmente, mentre con quella ecoguidata non è proprio così immediato, ecco, perché non siamo già in sala operatoria. E mentre quella laparotomica è quella più invasiva di tutti, associata anche a un costo maggiore, verosimilmente, e a dei tempi di ospedalizzazione e di ripresa un pochino più lunghi, ma ovviamente ci fornisce dei campioni di qualità assolutamente adeguata, e soprattutto possiamo anche magari bioptare altri organi con questo tipo di metodica. E quanti sono i campionamenti da effettuare di fatto? Il consensus ci dice che per il patologo sono necessarie almeno 12-15 triadi portali per avere una corretta valutazione. Quindi dobbiamo prelevare, per ottenere questo numero, almeno, diciamo, più campioni, vedremo in base al tipo di metodica, da almeno due lobi diversi. Perché da almeno due lobi? Perché non è detto che un lobo sia rappresentativo di tutta la patologia epatica, quindi aumentiamo la probabilità di trovare dei campionamenti, di avere un referto poi significativo, di fatto, se campioniamo due lobi diversi. Per ottenere questo numero di triadi, di fatto con la percutanea coguidata dobbiamo utilizzare degli aghi da 14 o 16 G e fare almeno 4 campionamenti, quindi il rischio di sanguinamento aumenta. E con la laparoscopica bastano 2 o 4 campioni, dipende quanto grandi sono le pinze che usiamo. Con la laparotomica vanno bene 2 campioni se a cuneo, da 2 lobi diversi ovviamente. E cosa ne facciamo di questi campioni? 3 li usiamo per l'esame istologico, un campione per l'esame colturale e uno per l'analisi quantitativa del rame. Per fare questa servono almeno 20-40 mg che corrispondono o a una biopsia percutanea ecoguidata da 14 G oppure a mezza biopsia laparoscopica o a cuneo. E questo campione cosa facciamo? Lo mettiamo in una provetta vuota, senza fisiologica, senza nulla, e lo conserviamo in congelatore fino a quando il patologo non ci dice c'è un accumulo di rame importante, richiedi anche la quantificazione. Lascerei la parola a Luisa, che ci dice un po' dal punto di vista suo cosa è importante riportare. Allora, una volta fatta la biopsia, uno step fondamentale è dare delle informazioni adeguate al patologo, che sono essenziali per mettere insieme le informazioni, diciamo, morfologiche, puramente morfologiche, e insieme alle informazioni cliniche, e quindi dare una interpretazione clinico-patologica adeguata. Quali sono queste informazioni? Un segnalamento completo del paziente, l'anamnesi, i segni clinici riportati, gli esami di laboratorio, i riscontri ottenuti in diagnostica per immagini, eventuali terapie precedenti effettuate e le diagnosi differenziali cliniche. Non per ultimo il tipo di biopsie eseguite e il numero di biopsie eseguite. Tipo, questo è più sfavorevole il patologo, perché appunto non può fare questa correlazione clinico-patologica, che soprattutto per l'istologia epatica è essenziale. Senza la clinica è puramente una interpretazione morfologica e non va bene. Questo è un esempio di una storia clinica descritta per bene. Quindi abbiamo un paziente con una epatopatia cronica avanzata, quindi un sospetto clinico di cirrosi e di insufficienza epatica, quindi ci dà un'indicazione sui segni clinici e sul sospetto clinico, ci dà informazioni sulle indagini di laboratorio eseguite,
e inoltre ci dà informazione sulla TAC che conferma l'aspetto cirrotico dell'organo, ci dà informazioni della presenza di shunt, che anche questi, appunto, queste sono informazioni importanti nell'interpretazione dell'istologia. Inoltre ci dice che tipo di, come sono state ottenute per via laparoscopica, quante biopsie sono state eseguite e da che lobi sono state eseguite le biopsie. Non più di anche l'aspetto macroscopico, quindi un aspetto nodulare disomogeneo e alterato. Quindi tutto questo è importante nell'interpretazione istologica. Allora, una volta ottenuta il campione istologico, la prima cosa che fa il patologo è valutare l'adeguatezza del campione biottico. Come diceva Francesca, secondo il consenso SACVIM, sono necessari 12-15 spazi portali. Questi spazi portali sembrano qualcosa di aleatorio, andiamo a guardare realmente che cosa sono gli spazi portali. Riprendiamo un po' l'istologia normale del fegato. Allora, l'unità del fegato è il lobulo epatico, che è una struttura esagonale, come vedete, che ha agli apici dell'esagono le triadi portali. Quindi abbiamo sei triadi portali in un lobulo. Al centro dell'lobulo c'è la vena centrolobulare. Un'altra struttura importante, che è una struttura, diciamo, funzionale, è l'acino di Rappaport. Divide questo spicchietto, il lobulo, zone fondamentalmente, e in zona 1, che è quella la periportale, quindi quella più vicina agli spazi portali, la zona 2 è detta anche mediozonale, e la zona 3 è la centrolobulare, quella più vicina alla zona centrolobulare. Questa suddivisione in zone serve ed è molto utile perché ci dà una indicazione della distribuzione di determinate malattie. Ad esempio, nell'epatite cronica avremo un'infiammazione prevalentemente concentrata in zona 1, come abbiamo visto inizialmente. Oppure, ad esempio, nella valutazione del rame, il fatto delle zone è importante perché se abbiamo un accumulo primario, si accumula sicuramente in zona 3, e invece in caso di accumulo secondario di rame da colestasi, lo vedremo accumulato in zona 1. Quindi è una suddivisione in zona essenziale. I famosi spazi portali sono appunto triadi e sono all'apice dell'esagono e sono costituiti dal dotto biliare, dalla ramificazione, dalla branca arteriosa dell'arteria epatica e dalla ramificazione terminale della vena porta, questa qua. Ok, quindi in sostanza il patologo ovviamente è avido, maggior tessuto ha, maggiormente sarà rappresentato il processo patologico. Allora, con Walter abbiamo scritto questo blog molto interessante, se volete approfondire, dando questo titolo efficace, le dimensioni contano, perché di fatto, come potete vedere, se abbiamo delle TrueCut, abbiamo una quantità di tessuto in termini di superficie molto poca rispetto a una laparoscopica o una chirurgica, che ovviamente fornisce una quantità di tessuto maggiore. Ovviamente qui è il clinico che deve decidere, l'abbiamo visto, Francesca ci ha fatto vedere quanto appunto siano invasive le chirurgiche rispetto alle laparoscopiche. Comunque in generale le laparoscopiche sono comunque una buona condizione intermedia e forniscono il tessuto sufficiente. I TrueCut non possiamo completamente eliminarli, però è essenziale che siano fatti bene, che siano adeguati. Altrimenti, in caso di campioni non adeguati, ad esempio in questo campione c'erano tre spazi portali, realmente non abbiamo un campione rappresentativo. Scusa Cosa? Luisa, scusa Sì. Luisa, Paola Revello chiede se potete ricordare i diametri per le agobiopsie, per fare l'eco assistita. 14-16 g. Vado. Continuo? Vai. Ok. Cosa possiamo fare con il campione che viene fornito per l'istologia? Possiamo fare le colorazioni speciali, ce ne sono alcune molto importanti in corso di epatite cronica. E la regina è la rodanina. La rodanina, la vedete qua, si colora in rosso-arancio, è un caso molto positivo in questo caso, e ci dà delle informazioni qualitative sul rame. Non ci dà delle informazioni di quantificazione, quindi
questo il metodo che ce la quantifica realmente, ma ci dà delle informazioni molto importanti sulla localizzazione. Come abbiamo visto prima, se è in zona centrolobulare è indicativa di un accumulo primario, se in zona periportale è indicativa di un accumulo secondario, quindi da colestasi. Il patologo utilizza un sistema di scoring, non va a sentimento a dire insomma positivo o negativo, utilizza un sistema di scoring che va con dei grading che vanno da 1 a 5, dove sono considerati positivi soltanto i gradi 3, 4 e 5. In questo caso, in caso di espressione positiva, possiamo consigliare una quantificazione. O anche in condizioni, ad esempio, borderline 3, 2, 3, si può fare la quantificazione. La quantificazione del rame si fa mediante spettroscopia ad assorbimento atomico, come diceva Francesca, sul tessuto congelato. Allora, quali sono i range? Allora, la quantificazione ovviamente è il gold standard per il rame. Nel cane è normale con un parametro inferiore a 400 microgrammi, logica, ma secondario dei valori di 600-1500 microgrammi, e invece un valore patologico primario è quello superiore ai 1500 microgrammi. Ok, altre colorazioni che facciamo con la biopsia istologica sono le colorazioni speciali, tra cui la tricromica di Masson, è fatta da tre colori, ci interessa il blu ci colora il collagene e quindi ci caratterizza la fibrosi. Ci dà delle informazioni sulla gravità. Qui vedete appunto in blu, questi sono è un fegato molto fibrotico. Ci dà informazioni sulla distribuzione, quindi il pattern che può essere portale, quindi confinato allo spazio portale. Si può aggravare e fare dei ponti tra spazi portali adiacenti, quindi molto più grave e indicativo di una perdita maggiore di funzionalità. E ancora peggio quando è porto centrale, quindi tra spazio portale e vena centrale. Centrolobulare. Qui sta distruggendo il lobulo e lo sta dissecando essenzialmente. Può essere anche perisinusoide. Un breve cenno alla patogenesi della fibrosi. Quindi realmente abbiamo l'infiammazione cronica che ci dà la morte patocitaria. La morte patocitaria attiva una serie di citochine, diciamo, mediatori profibrotici che vanno ad attivare le cellule che sono molto importanti nella produzione di collagene, ok? E sono le cellule stellate. Le cellule stellate sono queste qua, sono molto carine, in uno stato quiescente hanno una funzione di stoccaggio della vitamina A e presentano questo grosso vacuolo, sono perisinusoidali. Quando attivate, eseguono uno stato di transdifferenziazione verso miofibroblasti e producono il collagene che ci dà poi la fibrosi, quella che vedevamo prima. Altre colorazioni che possiamo effettuare sono la Gordon Sweet, gergalmente nota come reticolina, e ci va a marcare le fibre reticolari. Si marca in nero, le fibre reticolari bordano i cordoni epatocitari, vedete qua, e ci dà informazioni sull'architettura lobulare. Questo è diciamo, un fegato normale con la regolare disposizione delle fibre reticolari. Quando l'impalcatura cambia in malattie come la cirrosi o l'epatite lobulare dissecante, la reticolina può essere importante anche in caso di necrosi con collasso parenchimale. Altre colorazioni che possiamo eseguire, che non sono diciamo, essenziali, vanno utilizzate all'occasione. Sono ad esempio il PAS per marcare il glicogeno in caso di glicogenosi o in caso di malattie, questo è un caso istologico di epatite granulomatosa, piogranulomatosa, quindi di sospetto di malattie infettive possiamo fare delle colorazioni speciali per agenti eziologici, Fitefaraco per i micobatteri, come possiamo vedere, il GRAM per i batteri, il GROCO per i funghi e per le alghe. Poi possiamo fare altro, tipo la ALS per la bile, il PERS per il ferro e via andare. Nelle granulomatose possiamo indagare la leishmania mediante immunoistochimica. Ok, su tutto possiamo fare la PCR, anche sul tessuto paraffinato. Ok, il patologo generalmente utilizza questo, non andiamo a dilungarci, utilizza questo sistema standardizzato SAVA per definire le sue valutazioni istologiche. Andiamo a vedere come si interpreta un referto istologico, come possiamo leggerlo bene. Allora, in questo fegato gli spazi portali, il parenchima periportale sono infiltrati da cellule infiammatorie, quindi abbiamo un processo infiammatorio.
Che tipo di cellule? Le cellule sono linfociti, plasmacellule, neutrofili e macrofagi, quindi cellule dell'infiammazione cronica. C'è una fibrosi che si estende a ponte tra spazi portali adiacenti. Inoltre ci sono dotti biliari proliferati, iperplastici. È presente una perdita parenchimale con necrosi a singole cellule e apoptosi. Inoltre si presentano degli aspetti degenerativi di glicogenosi. Ci sono le Kapfer con il pigmento ed è presente un aspetto micronodulare del parenchima. La diagnosi morfologica, che è una diagnosi diciamo descrittiva, è quella di una marcata epatite cronica da interfaccia, linfoplasmocellulare, neutrofilica e macrofagica, con fibrosi a ponte porto-portale, necrosi e apoptosi. E dopo viene l'interpretazione, che è essenziale. Quindi tutti questi aspetti istologici sono istologicamente riconducibili ad una epatite cronica primaria. Quindi è essenziale che il patologo vada ad interpretare quello che vede e vada a classificarlo secondo la classificazione SAVA. Sì, a questo punto procediamo con il rame, consigliamo il rame e quindi lo valutiamo con la rodanina e siccome vedevamo un aspetto micronodulare del parenchima, vogliamo indagare l'architettura lobulare e la fibrosi con le colorazioni reticolina e Masson. Quindi si va a cercare quelli che sono i caratteri descrittivi pubblicati dell'epatite primaria e li andiamo a cercare all'interno del referto per interpretarlo bene. Inoltre, nell'interpretazione delle colorazioni istochimiche, ad esempio quelle che abbiamo visto, in questo caso avevamo una radanina con score negativo, un Masson che ci evidenziava la fibrosi a ponte tra spazi portali adiacenti, inoltre ci evidenziava anche la fibrosi attorno ai sinusoidi, per il sinusoidale. La reticolina andava ad evidenziare altri micronoduli di rigenerazione, oltre a quelli visibili istologicamente. Quindi un quadro complessivo di una epatite cronica non da rame con questa fibrosi e con questo aspetto già rigenerativo micronodulare. Passo la parola a Francesca per la terapia. Allora, quindi una volta che abbiamo il nostro referto compatibile con una forma di epatite primaria, quello che dobbiamo fare è innanzitutto trovare eventualmente e rimuovere le cause che l'hanno determinata. Quindi l'anamnesi qua è fondamentale per identificare possibili esposizioni a farmaci o tossici. Oppure, se abbiamo una forma di epatite infettiva, ovviamente dobbiamo trattare la malattia infettiva, quindi il trattamento è mirato a quello. Nella maggior parte dei casi non ci troviamo in nessuna di queste condizioni, ma abbiamo di fronte a noi una epatite o da accumulo di rame oppure immunomediata, quindi impostiamo il trattamento specifico per un dettaglio in cosa consiste, ed eventualmente se sono presenti le complicazioni legate all'ipertensione portale e all'insufficienza epatica, dovremo anche gestire quelle parallelamente. Allora, per quanto riguarda la terapia da accumulo della epatite da Scusa accumulo Francesca, una domanda ancora sulla diagnosi, cioè relativa alla determinazione del rame. Franco chiede quale temperatura di congelamento va conservato il campione, poi per quanto tempo è stabile. Quello posso anche dirlo anch'io, cioè non è un problema. Potete congelarlo in un freezer normalissimo, quando lo spedite basta che lo inviate con dei ghiaccetti, dei siberini, anche perché poi dopo viene completamente essiccato il campione. L'importante è che non, come dire, marcisca, che non vada completamente in necrosi tutto, ma poi viene completamente essiccato, viene ridotto a sostanza secca, quindi non è che sia particolarmente importante, che non deve arrivare in buone condizioni come per un istologico, ecco. Esatto, confermo. Allora, quindi tornando alla terapia dell'epatite da accumulo di rame, questi sono i punti cardine della terapia, quindi dieta a ridotto contenuto di rame, chelante del rame, zinco che ha sempre un'azione chelante ma è da iniziare solo dopo che abbiamo iniziato il chelante di prima linea che è la penicillamina, epatoprotettori e immunosoppressori. Vedremo in quali occasioni è indicato inserirli, perché non sempre potrebbero essere necessari gli immunosoppressori in corso di accumulo di rame. Allora, per quanto riguarda la dieta, questa è da introdurre tutte le volte che abbiamo un contenuto di rame superiore ai 600 microgrammi per grammo di peso secco. Quindi di solito abbiamo visto prima, nelle epatiti di accumulo di rame primario, il rame supera i 1500, quindi ovviamente la dieta è sempre indicata.
si utilizzano le cosiddette diete EPATIC, che sappiamo avere diverse, diciamo, diverse proprietà. Oltre ad avere un ridotto quantitativo di rame, contengono anche proteine iperdigeribili, hanno un certo grado di restrizione proteica per far fronte all'eventuale encefalopatia epatica. Le proteine sono di alto valore biologico, ampiamente digeribili, sempre per far fronte all'encefalopatia epatica. Sono addizionate anche di una certa quantità di zinco e di vitamine del gruppo B e altre vitamine liposolubili. E la dieta va fatta a vita in questi pazienti. Quando abbiamo a che fare con dei cani che magari non gradiscono questo tipo di diete, possiamo anche optare per una dieta casalinga, chiedendo ovviamente di formularla ad un nutrizionista specializzato. E un problema della dieta EPATIC può essere che ha una, di quelle commerciali intendo, ha una restrizione proteica che a volte può essere eccessiva per questi pazienti, soprattutto se non hanno uno stadio così avanzato della malattia. Quindi magari in questi casi può aver senso, sempre chiedendo aiuto ad un nutrizionista, associare alla dieta commerciale un supplemento proteico, diciamo casalingo. Oltre alla dieta possiamo aggiungere un chelante apposito, il più usato è la penicillamina, che va introdotta quando il rame epatico è maggiore a 750 e l'accumulo è in zona 3, perché abbiamo visto prima che questo supporta un accumulo di una epatite da rame primaria e non secondaria alla colestasi, o tutte le volte che il rame epatico è maggiore a 1000, quindi va aggiunta alla dieta EPATIC. Come agisce la penicillamina? Di fatto ha la proprietà principale che va a legare il rame a livello epatico e lo mobilizza, favorendone poi l'escrezione urinaria. In più ha anche altri effetti positivi, perché ha un effetto antinfiammatorio e antifibrotico, che quindi ovviamente in questo caso ci viene molto comodo, direi, e stimola anche la metallotioneina a livello degli epatociti e degli enterociti. La metallotioneina è quella proteina che abbiamo visto prima, che lega subito il rame nel momento in cui questo entra nella cellula, e quindi ne di fatto rendendolo non tossico per queste cellule. La dose, quella riportata, quindi 10-15 mg chilo BID, è meglio darla a stomaco vuoto, perché ne aumenta la biodisponibilità, la lontananza dal pasto, e può avere alcuni effetti avversi, soprattutto gastroenterici, tant'è che di solito, ad esempio, io la associo sempre a qualche giorno di maropitant nel momento in cui la inizio. E altri effetti sono più rari, tipo sono descritte erozioni cutanee, proteinuria, non mi sono mai capitati personalmente, ma sono descritti. E per quanto riguarda il monitoraggio della penicillamina, questa va, diciamo che non è prevedibile quanto tempo serva sia necessario per normalizzare i quantitativi di rame. Di solito concentrazioni fino a 1500 entro 6 mesi si normalizzano, da quello che sappiamo, insomma, dalla letteratura, ma concentrazioni più alte possono richiedere più tempo. Quindi di fatto quello che dovremmo fare in un mondo ideale, per quanto nella pratica clinica non sia sempre fattibile, è ripetere le biopsie e riquantificare il rame dopo 6 mesi, mentre eventualmente si può usare come marker surrogato l'ALT. Abbiamo visto prima che è uno dei marker più precoci dell'epatite, quindi si può usare l'ALT e continuiamo la penicillamina fino a un mese dopo che l'ALT sia normalizzata come diciamo durata della terapia. Scusa Francesca, Alessandro, non so se è stato chiaro la cosa, perché dice nella dieta vi deve essere un eccesso di rame? Perché praticamente negli anni 90 c'è stato proprio questo cambio a livello delle aziende mangimistiche, delle miscele che usano per i vari supplementi, e il rame contenuto in queste premiscele è un rame molto più biodisponibile ed è contenuto in quantitativi più alti rispetto al dosaggio minimo che è raccomandato dalle ufficiali linee guida. Quindi il motivo è questo. Poi perché questo sia avvenuto e perché adesso non stiano cercando, ma verosimilmente sta accadendo, le aziende mangimistiche stiano cercando di diciamo rimediare a questo danno che di fatto in parte hanno fatto, però il motivo è questo qua, è proprio l'uso di alcune premiscele che hanno un rame che è molto più biodisponibile, lo assorbono molto di più e quindi si accumula di più. E ti posto anche la domanda di Lisetta, che chiede riguardo agli integratori fitoterapici che adesso vanno tanto di moda in ambito veterinario. Uh-huh. È possibile conoscere quali principi sono coinvolti e se la collega, cioè tu, hai avuto personalmente casi ricollegabili a questi integratori, eccetera? Allora, io non ho fatto una ricerca bibliografica approfondita nell'uomo, cioè sono citati questi nel consensus come causa di in medicina umana,
però non saprei dire esattamente quali principi attivi. Personalmente non ho avuto esperienza di questo tipo, però ogni volta che ho, o quantomeno è difficile ovviamente dimostrare la causa-effetto, no? Perché appunto questi prodotti sono strausati oggigiorno, quindi capire se è stato un prodotto usato anche anni prima a indurre l'epatite è molto difficile, quindi dimostrare la causa-effetto è pressoché impossibile. Però non ti saprei fare dei nomi specifici, ecco. In generale il consiglio che do è, nel momento in cui avete a che fare con questi pazienti, se in anamnesi hanno assunto prodotti tipici e li hanno già sospesi, non ci possiamo fare niente ormai. Se li stanno assumendo, sospendete tutto quello che stanno assumendo. Ok, grazie. Ok, quindi direi che possiamo andare avanti a parlare dello zinco. Lo zinco è di fatto una terapia che possiamo usare nel lungo periodo per il mantenimento di questi soggetti. Dopo che abbiamo usato la penicillamina, l'abbiamo sospesa. Non ha senso usarli insieme, quindi lo zinco associato più penicillamina non va bene usarli contemporaneamente, di fatto perché uno annulla l'effetto dell'altro, perché lo zinco cosa fa? Va ad inibire l'assorbimento intestinale del rame. Quindi, siccome la penicillamina agisce principalmente sul rame che arriva a livello epatico, ovviamente l'effetto della penicillamina, se la uso insieme allo zinco, viene meno. E anche questo è un prodotto che potrebbe avere anche un'attività in parte antifibrotica, antiossidante, quindi ha un beneficio ulteriore. La dose è sempre di 5-10 mg chilo BID, anche questo, come la penicillamina, è meglio darlo lontano dai pasti. E come effetti collaterali anche qui sono soprattutto gastroenterici, quindi anche in questo caso può aver senso magari associarlo i primi giorni a degli antiemetici per far fronte a questi tipi di effetti avversi. E idealmente in questi pazienti è raccomandato controllare i livelli plasmatici di zinco, perché se superiamo il livello di 1000 microgrammi per decilitro, lo zinco può indurre emolisi, quindi dovremmo stare in un range di zinco ematico attorno ai 200-400, non può essere insomma, un po' più alto e tollerato, però sopra 1000 è pericoloso. E per quanto riguarda gli epatoprotettori, li conosciamo benissimo tutti, sono l'S-adenosilmetionina, la vitamina E, l'acido urso desossicolico e la silimarina. Sono, diciamo, l'urso desossicolico ovviamente è un vero e proprio farmaco, mentre gli altri sono dei farmaci, diciamo, degli integratori che troviamo in numerosi prodotti commerciali e hanno di fatto quasi tutti proprietà antiossidanti, antifibrotiche, antiapoptotiche, quindi di fatto hanno un loro razionale nell'utilizzo, perché abbiamo visto che la necrosi, l'apoptosi, la fibrosi sono tutte meccanismi patogenetici che ci sono alla base di queste malattie. E i dosaggi sono quelli riportati in tabella, adesso non mi soffermo troppo, e comunque sono quelli riportati anche nelle tabelle, diciamo, dei prodotti che troviamo in commercio, quindi ha sempre senso associarli. E gli immunosoppressori invece in corso di epatite da rame, quando li consideriamo? O sin dal momento della diagnosi, quando la flogosi è molto grave, quindi questo lo valuteremo sulla base del referto istopatologico, oppure se nonostante la dieta e la chelazione l'ALT non migliora, persiste alterata, oppure quando ripetiamo una biopsia epatica di monitoraggio e vediamo che il rame si è normalizzato perché lo riquantifichiamo, effettivamente è sotto 400. Tuttavia l'infiammazione è persistente, magari l'ALT non si è ancora normalizzata, in quei casi lì può aver senso iniziare l'immunosoppressore in un secondo momento. Per immunosoppressore adesso ne parleremo parlando di epatite cronica immunomediata del trattamento, che invece per questa forma prevede l'immunosoppressore, l'epatoprotettori, la dieta hepatic solo se il rame è maggiore a 600, quindi le diete hepatic non ha senso neanche nell'epatite cronica primaria immunomediata se il rame non ha questi quantitativi, cioè non si deve usare, e antifibrotici che hanno dei mega punti interrogativi perché in realtà un razionale ci sarebbe, perché abbiamo visto prima con Luisa la fibrosi che ruolo ha, ma ad oggi non ci sono ancora delle forti evidenze che funzionino né nell'uomo né in veterinaria, quindi non si usano di fatto nella pratica clinica. E per quanto riguarda la terapia immunosoppressiva, ad oggi non c'è un consensus ancora definitivo su quale sia il trattamento migliore, un po' come in tutte le patologie immunomediate di fatto. Il panel degli esperti che ha prodotto il consensus, ad esempio, si divideva in tre gruppi, cioè c'era chi utilizzava il prednisolone e raccomandava quindi questo come farmaco di prima linea, chi usava il prednisolone associato sin da subito a un immunosoppressore di seconda linea, o chi usava in monoterapia la ciclosporina. Io devo dire che in università
utilizzo la ciclosporina come primo agente. Adesso vedremo perché, perché di fatto il prednisolone, vai pure avanti Lu, perché questa è la tabella riassuntiva, ma adesso le informazioni che ci sono qua le dirò. Il prednisolone, sappiamo, i corticosteroidi sono storicamente i farmaci più usati, no? Per tutte le patologie immunomediate, hanno un effetto antinfiammatorio, immunomodulatorio, e in più anche questi possono avere un effetto antifibrotico e colerettico, quindi in corso di epatite questi effetti ci vengono in favore. Il problema del prednisolone qual è in questi pazienti? Che di fatto sappiamo che l'effetto degli steroidi sugli enzimi epatici possono indurre la LT, la gamma GT, la SAP, e in più possono anche indurre loro stessi un'epatopatia steroidea. Quindi tutto questo ci rende estremamente difficile monitorare il paziente se vogliamo usare l'ALT come marker surrogato di miglioramento, cioè praticamente è impossibile capire se stanno migliorando. E inoltre sappiamo appunto gli effetti avversi che possono avere gli steroidi, soprattutto nei cani di grossa taglia, che a volte sono drammatici, e il fatto che lo steroide va a determinare una ritenzione idrica di sodio e di acqua nei cani che hanno già ipertensione portale e ascite può peggiorare questa sintomatologia, quindi hanno, diciamo, alcuni svantaggi che ne rendono, diciamo, l'uso un po' più limitato. Se vogliamo utilizzare questi farmaci, la dose è di 1-2 mg chilo giorno, quindi sì, anche 1 mg chilo può andare bene come dosaggio di partenza. E anche qua, come monitoraggio, usiamo la LT, quindi quando l'ALT inizia a migliorare, iniziamo a ridurre la dose ogni 4-6 settimane circa, fino ad arrivare alla posologia di 0,5 mg chilo un giorno sì e un giorno no, quindi una posologia molto bassa. Non sappiamo, anche qua ad oggi non ci sono forti studi o comunque forti evidenze che ci dicono la terapia può essere sospesa, la terapia deve essere mantenuta, quindi anche da questo punto di vista non vi so dare certezze. Io di solito provo a sospenderla e vedo se recidivano nel momento in cui lo sospendo, ma non è detto che sia la cosa giusta, magari hanno bisogno a vita di terapia questi pazienti. Diciamo che la cosa più migliore è fare la biopsia e rivalutare la flogosi magari anche a distanza di tempo, no? Per regolare la nostra terapia. E per quanto riguarda invece la ciclosporina, che è il secondo farmaco immunosoppressore più usato, questa agisce andando a inattivare i linfociti T e anche la loro proliferazione inibisce. Ci sono, sappiamo, formulazioni diverse, meglio usare le formulazioni apposite per la medicina veterinaria, perché sono la biodisponibilità, l'assorbimento, la cinetica è più prevedibile, quindi è meglio usare quelle. È un farmaco che è meglio somministrarlo a stomaco vuoto, anche così come la penicillamina, e anche questo si associa frequentemente purtroppo a effetti gastroenterici, soprattutto vomito e nausea, quindi anche in questi casi può aver senso iniziarla sin da subito associata al maropitant, ad esempio, oppure la strategia di congelare le capsule sembra ridurre l'incidenza di questi effetti gastroenterici. Altri effetti avversi un po' meno comuni sono l'iperplasia gengivale, l'irsutismo, la papillomatosi, le infezioni che tuttavia sono più comuni nel lungo termine, insomma, con terapie molto prolungate, non nell'acuto. Il sintomo che riscontriamo subito e che ci limita un po' di più nell'utilizzo sono quelli gastrici, vomito e nausea, insomma. La dose di partenza raccomandata dal consensus è di 5 mg chilo BID, quindi mattina e sera, e anche qua per il monitoraggio usiamo l'ALT, che la monitoriamo a un mese dall'inizio della terapia, a 3 mesi e poi ogni 3 mesi circa fino, diciamo, a che la LT non si normalizza. Se dopo 6 mesi la LT è in remissione, è bassa, quindi si è normalizzata, possiamo passare a SID, quindi somministrarla una volta al giorno anziché due, e dopo un anno possiamo provare a interrompere la terapia se è ancora in remissione. Anche qua, ovviamente, se uno ha il proprietario disponibile che gli fa bioptare il fegato, la cosa migliore sarebbe sempre ribioptare il fegato e valutare istologicamente. Scusami Francesca, Claudia crede se tra gli immunosoppressori ci sono dati per poter dire che si può usare la citalabina piuttosto che il micofenolato o altri? Allora, è descritta la zatioprina e il micofenolato, la citalabina non è descritta, poi ovviamente il fatto che non sia descritta non è detto che non possa avere un senso, però ad esempio nel consensus raccomandano solo questi, ciclosporina, azatioprina e micofenolato. Io la azatioprina sinceramente la eviterei, perché sappiamo che è un farmaco che può dare comunque eventualmente anche risentimento epatico in alcuni casi. Micofenolato personalmente non l'ho mai usato, ma conosco colleghi che l'hanno usato.
Io ho più esperienza con la ciclosporina, con cui mi trovo, devo dire, molto molto bene. Quindi ho tanta esperienza con quella, più che altro. Ok, questo è uno studio recente, pubblicato nel 2019, in realtà, sulla, ormai 3 anni, 4 anni fa, sull'utilizzo della ciclosporina in questi soggetti. Vediamo appunto che questo è uno studio retrospettivo, quindi ha un po' di limiti, però è il primo studio che ha usato in monoterapia la ciclosporina. Vediamo che la remissione biochimica, che significa ALT inferiore, cioè rientrata, nel quasi l'80% dei cani trattati. E il tempo mediano per ottenerle era di circa 2 mesi e mezzo. Il range era piuttosto ampio, andava fino a un anno, come vediamo, però comunque circa in 2 mesi e mezzo è il tempo che dobbiamo attenderci in media per ottenere una normalizzazione dell'ALT. E in questo studio la dose mediana per ottenere la remissione era di 8 circa milligrammi chilo al giorno. Ok, per quanto riguarda quindi la prognosi di questa malattia, nelle forme di epatite cronica, diciamo non complicate, cioè quando non abbiamo cirrosi, ascite, la sopravvivenza mediana, diciamo riportata in 394 cani, mettendo insieme tutti gli studi della letteratura, è di circa 560 giorni, con uno scarto di circa 268 giorni, quindi vuol dire che alcuni cani arrivano a oltre 700 giorni e altri ne vivono circa 300, un anno. In corso di cirrosi ascite vediamo come la sopravvivenza si riduca drasticamente, non arriviamo neanche a un mese come valore medio, mentre la forma di epatite lobulare dissecante, anche questa purtroppo ha una prognosi non proprio favorevolissima, meno di 2 mesi di sopravvivenza media. I dati derivano da molti meno soggetti, ovviamente, quindi anche la validità scientifica è un po' più scarsa, perché è una forma in generale molto meno frequente, la lobulare dissecante, quindi sappiamo molto meno. E i fattori prognostici negativi, che quindi ci possono un po' aiutare anche col proprietario a guidare, no? Quanto spingere nel proporre la biopsia, a seconda anche del proprietario che abbiamo di fronte, sono l'iperbilirubinemia al momento della diagnosi, l'aumento dei tempi della coagulazione, l'ipoalbuminemia, l'ascite e il grado di fibrosi, che sono tutti ovviamente segni compatibili con insufficienza epatica o comunque con ipertensione portale, quindi sono tutti fattori che peggiorano drasticamente la prognosi questi. Unica eccezione in questo studio, che però è stato pubblicato in Giappone, quindi non è detto che si rifletta in tutto il resto del mondo, sembrava che gli American Cocker Spaniel, nonostante avessero ascite e fibrosi al momento della diagnosi, avevano una sopravvivenza mediana in questo studio di oltre 900 giorni, erano mi sembra 950 giorni, quindi comunque quasi 3 anni, diciamo, di sopravvivenza mediana. Quindi questo l'ho riportato, non so se effettivamente si rifletta anche da noi, però potrebbe essere un dato interessante da tenere a mente. E con questo direi che abbiamo concluso. Contro ogni pronostico, anche più o meno nei tempi, considerato che abbiamo risposto anche alcune domande, e niente, vi ringraziamo tutti per essere stati qua a quest'ora della sera, piuttosto che guardare la Juve, soprattutto per i maschietti, e vi Tanto lasciamo. c'è poco da guardare, quindi. Benissimo, ne siamo stati meglio noi, direi. Esatto. Grazie Quindi mille, lasciamo con. Francesca e Luisa. Allora, vediamo se ci sono delle domande. Io intanto ricordo ai colleghi che già da stasera, comunque da domani mattina al limite, possono eventualmente, per chi è interessato, preaccettarsi per l'appuntamento di settimana prossima, che sarà con lo stesso, diciamo, topic, sempre sulle patologie croniche, però lì ci sarà la possibilità di interagire di più con voi, essendo a numero chiuso e con magari dei casi un po' particolari. Penso che farete dei casi clinici, immagino, giusto? Esatto. Ok, quindi sarà sempre, quindi già da domani possono prenotarsi direttamente sul sito della preaccettazione, lo stesso che si utilizza per prenotare gli esami di laboratorio. Quindi vi ringrazio perché non pensavo che ce l'avreste fatta con tutte queste e vediamo se arrivano domande, altrimenti ok, vediamo qua. Allora, Paola, scusami, Paola Revello chiedere: può riassumere le cause di epatite secondaria? Non so se vuoi rifar vedere un attimo la slide. Ma è quella reattiva, secondo me, sì, non so se Lula vuoi far vedere. Ma in realtà, allora, lì sono alcuni esempi, ce ne sono tante, cioè in generale i processi gastroenterici, cioè i gastroenterici, i processi addominali, quindi gastroenteriti, pancreatiti, ma anche
colangiti, che lì, vabbè, anche per coinvolgimento, diciamo, per contiguità, possono ovviamente coinvolgere il fegato, sepsi, parodontopatie, pielonefriti, cioè in generale qualsiasi processo infiammatorio localizzato altrove nell'organismo, in qualche modo vengono veicolate delle tossine a livello epatico che possono indurre questo tipo di reazione a livello del fegato. Quindi quando la diagnosi istologica è epatite reattiva secondaria, quello che dobbiamo cercare è un processo patologico infiammatorio nella maggior parte dei casi, anche se sono descritte anche patologie immunomediate potenzialmente, e localizzate in qualsiasi altro punto dell'organismo. Quelle più comuni sono le patologie addominali, ma appunto anche le parodontopatie sono tra le cause più frequenti, quindi guardiamo il cavo orale attentamente del cane, perché magari il problema è quello, e andando a fare la detartrasi le transaminasi rientrano. Per questo non è necessario fare diete, la dieta proprio non ha senso, perché abbiamo visto che non ha senso nemmeno nell'epatite immunomediata, a meno che il rame non sia sopra 600. Quindi sfatiamo questo mito di dare la dieta epatica solo perché il cane ha gli enzimi epatici alti, perché davvero non ha alcun senso, a meno che non confermiamo che si tratti di un'epatite in cui il rame è alto, e né tantomeno hanno senso gli epatoprotettori, perché dobbiamo, per carità, possiamo darli, non è che facciamo del male, ma non c'è grosso razionale dietro, dobbiamo cercare la causa primaria e trattare quella. Grazie, e intanto vi fanno i complimenti a entrambe per la presentazione. Grazie. Bene, se non ci sono altre domande, direi che ci diamo appuntamento a settimana prossima, alla stessa ora, e per chi è interessato, quindi può già prenotare la serata. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. 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 Ciao.